Buongiorno a tutti, innanzitutto un grazie al dottor Borini e al dottor Coticchio per aver organizzato questo convegno che ci dà l'occasione dopo così tanto tempo di ritrovarsi e di avere ottimi temi di discussione. In questa sessione parleremo dei risultati della PMA e invitiamo il primo relatore, il dottor Ricci del Centro di Fisiopatologia della Riproduzione di Trieste, a parlarci di un tema. Tutti i temi della sessione, diciamo così, sono molto interessanti e pensiamo che siano fonte di discussione, in particolar modo qual è il denominatore più corretto nella definizione di successo in procreazione medicalmente assistita. Prego. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Anch'io mi unisco al coro di complimenti rivolti al dottor Borini, al dottor Coticchio, per aver organizzato un evento, devo dire, ancora più sontuoso, un termine corretto, sontuoso, rispetto agli anni precedenti. Grazie quindi per l'invito. Se in questo momento entrasse un cardiologo, un ortopedico e leggesse questo titolo, potrebbe farci questa domanda. Sono passati ormai 40-45 anni dalla introduzione dell'IVF, come mai non avete ancora risposto a questa che è una domanda basilare? Cioè non avete ancora capito come misurare i vostri successi? E la domanda è legittima, la risposta non è semplice, proviamo a fare qualche ragionamento. Parliamo di denominatore, le frazioni, già un incubo alle scuole elementari, però dobbiamo parlare di numeri, dobbiamo misurare, e dobbiamo misurare perché lo aveva capito già Lord Kelvin un po' di anni fa, quando diceva che solo ciò che può essere misurato può essere gestito e solo ciò che può essere misurato può essere migliorato. Passa un secolo e mezzo e la teoria economica non dice cose diverse. Ad esempio dice che se non misuri i risultati non puoi distinguere il successo dal fallimento e così via. Ma dobbiamo misurare quindi per migliorarci, ma anche per altri motivi, ma dobbiamo misurare bene. Questo articolo molto interessante, una matematica, una statistica, la Katherine Correa, ci mette in guardia, dice: vi posso fare innumerevoli esempi di studi clinici in cui è stata sbagliata l'identificazione del fattore confondente. E questo può portare a conseguenze importanti, perché può portare a conclusioni errate. Pensate a uno studio che valuta un nuovo farmaco, un nuovo trattamento. Se sbagliamo i fattori confondenti arriviamo a conclusioni errate con tutto ciò che ne può conseguire. Quindi dobbiamo misurare, ma misurare bene, e non solo per noi, ma soprattutto per i nostri pazienti. Voi sapete che esiste questo sito dove negli Stati Uniti chiunque può andare, può cliccare qui e gli viene fuori tutta la storia, vita, morte e miracoli di una clinica, vengono fuori più di 50 tabelle sui risultati di quella clinica. Lo stesso si può fare in Inghilterra. Però dobbiamo chiederci: è corretto tutto questo? Vi sono delle coppie in cui si fa fatica a spiegare cos'è una percentuale. Se diciamo lei ha il 25% di probabilità di avere un bambino, la signora può dire: bene, faccio 4 tentativi e allora porto a casa il bambino. In realtà dobbiamo farle vedere che non stanno così le cose, che a ogni tentativo non si raddoppia la probabilità di gravidanza. Ma noi abbiamo anche un altro obbligo di misurare bene i nostri risultati, ovvero verso i decisori, chi decide se finanziare la PMA o finanziare le rianimazioni, il pronto soccorso, deve avere dati certi. Chi decide quanti cicli si possono fare, quali limiti di età, deve avere dei dati certi. Così, questo ovviamente parliamo di ambito di sistema sanitario pubblico. E, ad esempio, negli Stati Uniti ancora più importante è la corretta misurazione dei risultati, perché ci sono le assicurazioni, come sapete, hanno dati molto molto precisi, perché ne va del bilancio. Come facciamo a misurare? Abbiamo questi indicatori di prestazione, sono vecchi come l'uomo, nell'era moderna sono entrati all'inizio del Novecento nell'industria aeronautica, da dove vengono le procedure, le checklist, e in articoli sulla PMA si ritrovano soltanto all'inizio degli anni 2000, quando la IVF era già abbastanza matura. Come facciamo a costruire un indicatore di prestazione? La prima cosa da fare è definire il nostro prodotto.
Poi il numeratore e il famoso denominatore. Quindi la prima domanda: qual è il nostro prodotto? Se voi andate in concessionario e ordinate una Ferrari o una Fiat, nel 100% dei casi vi arriva una Ferrari o una Fiat. Quando arriva una coppia al nostro centro, ci chiede una gravidanza, noi non diamo nel 100% dei casi un bambino. Quindi il nostro prodotto non è la gravidanza, il nostro prodotto dovrebbe essere il servizio. E questo ci torneremo alla fine. Ma focalizziamoci sulla gravidanza. E anche qui c'è stato un lungo percorso, l'evoluzione del nostro prodotto, si è ripartiti con la gravidanza clinica, per arrivare poi a questa strana, a mio parere, denominazione di completare una famiglia. Qui bisognerebbe dedicare una sessione. Cosa vuol dire completare una famiglia? Sì, c'è due bambini, ma non è detto, solo ad esempio il 40% degli americani ritiene che due bambini sia il numero ideale. Un economista dice che il numero ideale è quello che soddisfa le tue esigenze. Ma dove? In Italia, in America, in Africa e così via. E poi bisogna definire il numeratore e il denominatore, dobbiamo andare a caccia di questi due termini. E c'è stata una lunga discussione negli anni, quando Maastricht, ci fu un consensus meeting dell'ESCRE, il quale definì che l'outcome era la nascita di un bambino singolo, vivo. Però purtroppo non ci dà il denominatore, ci dà soltanto il numeratore. E allora si è acceso un dibattito su Human Reproduction, uno dei più seguiti, sono comparsi quasi 30 articoli in questo dibattito, dove ognuno ha detto la sua. E, ad esempio, Min dice, propone questo BEST, nel senso che dice dobbiamo inserire al numeratore bambino a termine e al numeratore i cicli iniziati. Ma questa è una sua opinione. In questo caso rimangono fuori le nascite multiple, i pretermini, ma è corretto lasciare fuori i pretermini? Vi sono bambini a termine che hanno più problemi di pretermini. Allora questo è uno spartiacque che forse non può essere sempre considerato. E qualcuno si è inventato altri indicatori, dicono Landhavers, dice dobbiamo tagliare il nodo gordiano, dobbiamo inserire anche la sicurezza, l'efficacia, la qualità. Allora propongono questo strano indicatore, ovvero al nominatore le nascite singole meno le nascite multiple, quindi questo per ridurre le nascite multiple, per cicli iniziati ci danno il denominatore. Siamo nel 2004 e Heininen comincia a parlare di trattamento intero, ma nello stesso tempo ci fa vedere come abbiamo numerosi nominatori e altrettanto numerosi denominatori. Con un rapido calcolo matematico, avendo questi numeratori, che non sono neanche tutti i denominatori, arriviamo a circa 800 outcome, per la precisione 770 outcome, quindi una giungla. E allora qualcuno dice, mettendo forse una pietra tombale su questo dibattito, dice il problema fondamentale è che comunque costruiamo questo outcome, questo non è un point adeguato per valutare il successo della PMA. Nel 2016 compare questa review, che è un grido d'allarme. Questo valuta tutti i trial clinici, 142, e dice non c'è un comune denominatore. Ognuno ha fatto quello che gli è parso, riprendendo i Enin, ci fa vedere come su 142 trials ognuno ha usato un numeratore o un denominatore diverso dall'altro, quindi una giungla. Questo è fondamentale quando andiamo a confrontare i dati, l'abbiamo visto nelle presentazioni precedenti, che è fondamentale confrontare i dati, scopriamo l'acqua calda, ma se ognuno usa strumenti diversi è difficile poi fare delle comparazioni. E quindi la conclusione è che fate attenzione, perché questa massiccia diversità di numeratori e denominatori rischia di determinare una fragilità poi di quelle che sono le evidenze, e questo è un argomento non da poco. Come sappiamo, qualcuno ha proposto più di 10 anni fa questo parametro della percentuale cumulativa di gravidanze. In realtà già nel 97 Jones, i Jones sono tra i pionieri della fecondazione in vitro, avevano parlato di percentuale cumulativa, avevano chiaramente detto in questo piccolo articolo che il potenziale riproduttivo di un ciclo si può valutare soltanto
se mettiamo insieme tutte le gravidanze ottenute da embrioni freschi e congelati. Ci abbiamo messo 15 anni per capire questo concetto. E nel 2015 si arriva quindi a dire dobbiamo metterci d'accordo su questo parametro. E non è facile. Perché non è facile? Ritorniamo al numeratore e al denominatore di Andrea. Cosa mettiamo al numeratore? Il primo bambino vivo? Oppure tutti i bambini nati vivi? E al denominatore cosa mettiamo? Tutte le donne? Oppure soltanto quelle che fanno, arrivano a fare il pick up? Questo è ancora, non è stato concluso il dibattito. Ma ci sono altri problemi che pone questo parametro, la percentuale cumulativa di gravidanze. Ovvero, come classifichiamo una donna che dopo aver avuto un primo successo torna per fare un altro ciclo? Qualcuno dice che vanno escluse, c'è chi invece dice che vengono considerate un nuovo paziente. In effetti la signora ha 3-4 anni di più e quindi forse è più corretto considerarla come un nuovo paziente, ma in realtà le ovai sono sempre della stessa signora. Ma ci sono ancora altri problemi per capire come costruire questo denominatore. Ad esempio le donne che spariscono, perché magari vanno in un altro centro, oppure che si stufano, oppure che per altri motivi non riescono a continuare. Allora qui si introduce un altro parametro, che è la variabile censurata, che provate a spiegarla a una coppia cos'è una variabile censurata. Ad esempio, l'esempio più banale è quello oncologico, dove se una donna è persa al follow-up, non sappiamo se è deceduta, oppure se sta bene, magari si è trasferita in un'altra città. E questo ci porta a un altro concetto, ci porta alla stima. Noi siamo abituati a parlare, l'abbiamo visto nelle relazioni precedenti, di percentuali crude. Dividiamo numeratore con denominatore. Qui si parla di stime, ovvero quando abbiamo variabili che sono solo parzialmente note, dobbiamo ricorrere a dei modelli matematici, quindi a delle stime. Ma c'è ancora un altro problema, ovvero il numero dei cicli. Cosa consideriamo in questo parametro? Un ciclo, due cicli, tre cicli? Questa famosa terapia completa, cos'è? Tre cicli? Chi l'ha stabilito? Ci vuole un consenso. Ma c'è ancora un altro problema, è l'orizzonte temporale. Cioè noi definiamo questo parametro sulla base di un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Anche qui ci vuole un consenso. Oppure utilizziamo queste, la table analysis, cioè queste valutazioni che fanno una stima con le variabili censurate. E allora Mahasciuvari propone di distinguere una percentuale di gravidanza cumulativa short term, ovvero primo bimbo nato, e un'osservazione di due anni, perché nel giro di due anni forse una buona parte delle donne trasferisce gli embrioni congelati. Oppure quella di medium term, ovvero tutti i bambini nati per un periodo di 5 anni. Ne osserviamo la donna per 5 anni, quindi diamo 5 anni di tempo per trasferire gli embrioni. Oppure quel long term, tutte le nascite da 3 cicli osservati per 10 anni. Voi capite bene che questo, dal punto di vista metodologico, è perfetto, poco applicabile quando andiamo a fare uno studio, perché non possiamo aspettare 10 anni per pubblicare lo studio. Per capire se un trattamento funziona o no, non possiamo aspettare direi neanche 2 anni, 5 anni o 10 anni. Però dal punto di vista metodologico questo è assolutamente corretto. E cosa dicono il famoso glossary? Dice che il numero definisce la percentuale cumulativa come numero di parti con almeno un bimbo vivo, ma ancora non ci dà il famoso denominatore di Andrea. Dice iniziati o per pick up. Ma ci dice un'altra cosa, guardate che se non abbiamo i dati completi, questo è solo una stima. E quando noi andiamo a fare studi comparativi, introdurre una stima vuol dire introdurre un bias. E i registri cosa dicono? L'Escher dice il numero di parti in un anno al denominatore i pick up di quell'anno. Però attenzione, che se la valutiamo così, comunque abbiamo un parametro che è diverso da quello vero, che dovrebbe tener conto di tutti gli embrioni da trasferire. Gli americani più o meno dicono la stessa cosa.
Gli australiani invece fanno un altro ragionamento, parlano di una valutazione fino a 3 cicli e quindi introducono quel famoso orizzonte di cui si parlava prima. In Italia abbiamo qui la massima rappresentante, si parla di gravidanze da fresco e scongelato nell'anno in cui si fa la valutazione, diviso i cicli iniziati. Dice anche che questo sicuramente non è completo, però il fatto di considerare trasferimenti di embrioni che sono stati sono formati l'anno precedente, in qualche modo si compensa con l'anno successivo. D'altra parte non abbiamo tanta scelta, mi pare, poi sentiremo la dottoressa Scarabelli. Quando parliamo di questo parametro sappiamo che incide moltissimo l'età, come incidono altri fattori. E allora il gruppo del registro, la dottoressa Scarabelli, il dottor Borini e altri colleghi, si sono posti il problema: c'è un parametro che prescinde dall'età, che prescinde da altre variabili. Ad esempio la fertilization rate è considerata un KPI del laboratorio di AWF, perché valuta il laboratorio, valuta gli operatori e valuta anche la competenza dei gameti. Questo può essere utilizzato anche per un altro scopo, e questo studio pubblicato lo scorso anno dice proprio questo, uno studio complesso e difficile da riassumere, lo invito a leggerlo, ma in sintesi ci fa vedere come a parità di età quello che conta è la fertilization rate. Le colonnine si riferiscono, la prima a una fertilization rate inferiore al 65%, la seconda fra 65 e 80, la terza superiore a 80. Quindi a parità di età ciò che conta è la fertilization rate. Con analisi statistica multivariata, il concetto, il succo di questo è che questo parametro è un parametro indipendente, quindi non tiene conto di altre variabili e quindi è associato in maniera indipendente alla percentuale di gravidanza cumulativa. E quindi alla fine questo può essere un nuovo, più inclusivo parametro che ci può far prevedere il risultato della WF. Quando parliamo di bambini nati vivi, abbiamo in mente questo: un bel bambino, buon peso, vitale, riflessi, tono, perfetto. Però dobbiamo ricordarci che sono bambini, sono vivi anche questi, che sono nati vivi anche questi e che sono nati vivi anche questi. E allora, questo articolo comparso un paio di mesi fa dice che massimizzare la percentuale di nati vivi non può essere il solo indicatore di performance dell'IVF. E allora questi autori propongono uno score. Da un punto di vista concettuale è corretto, ma provate a spiegare uno score a una paziente. Sicuramente in questo score andrebbero considerati non solo la percentuale di nati vivi, quella dopo un anno, i costi del trattamento, le complicanze, i bambini di basso peso alla nascita, la prematurità. E chiudo con, non so se c'è la dottoressa Rienzi in sala, questo è un articolo molto illuminante, un commentario molto illuminante che vi invito a leggere, dottoressa Rienzi, c'è anche la dottoressa Livi come coautrice, che dice: è il momento di un consenso, ovvero per misurare il successo dell'IVF bisogna innanzitutto stabilire cosa si intende per successo di IVF. E lei propone questa rosa con tanti petali, sullo sfondo c'è la definizione successo di IVF. Cos'è il successo di IVF? In realtà non lo possiamo stabilire se non attraverso un consenso delle principali società scientifiche. Bisogna invitare le principali società scientifiche a raggiungere un consenso per la definizione del successo di IVF, che deve tener conto di tante cose che vedete qui elencate. Io mi permetto di aggiungere qualcosa, ovvero si parla di patient satisfaction, probabilmente si intende la coppia, però credo vada aggiunta anche la gravidanza, vada aggiunta anche la salute dei bambini e anche la genitorialità. Sono tutte cose che possono dipendere in parte da ciò che facciamo prima della gravidanza. Noi non possiamo cambiare i genitori, però forse possiamo aumentare la loro consapevolezza, cosa vuol dire avere un bambino, cosa vuol dire crescere bene un bambino.
E quindi, e fra l'altro, fra le questioni aperte c'è il famoso denominatore di Andrea. E allora, come si conclude questo commentario? È utopistico pensare a un singolo indicatore, perché il successo è una cosa troppo complessa. E allora, mi dispiace, ma la domanda di Andrea è destinata a rimanere senza risposta, e con molta simpatia, senza nessuna voglia polemica, forse dobbiamo dar ragione a Oscar Wilde, che dice che non è detto che tutte le domande debbano avere una risposta. Vi ringrazio. Grazie, dottor Ricci. Credo che il rivolgersi alle società scientifiche perché cerchino di trovare dei punti di comuni sia fondamentale anche in vista dell'obiettivo che speriamo sia sempre più vicino della pubblicazione sul registro dell'Istituto Superiore di Sanità anche dei risultati dei centri che possano essere trasparenti e visibili da tutti i pazienti. Se si riuscisse a trovare però qualche linea comune per presentare questi dati sarebbe senz'altro di aiuto. Grazie. Ricordo sempre l'annosa questione del ciclo singolo, ma ne parleremo a fine dibattito. Adesso chiamo il dottor Alessandro Conforti della Federico II di Napoli a parlarci dei criteri Poseidon e la misura dell'esito clinico. Grazie Alessandro. Buongiorno a tutti, ringrazio per la presentazione, ringrazio gli organizzatori, sono molto onorato di essere qui con voi e di descrivere, diciamo, questo dibattito sulla misura dell'esito clinico e vedere come i criteri Poseidon e come la proposta Poseidon, diciamo, si propone per tentare di trovare qualche possibile soluzione. Brevemente, questa è la disclosure form e passiamo direttamente al perché sono nati i criteri Poseidon. I criteri Poseidon sono nati perché l'obiettivo di identificare le pazienti che definiamo come poor responder è stato dibattito per tanti anni e fino a 10 anni fa c'era una totale confusione sui criteri, sui parametri, sulle soglie e quindi, diciamo, c'era una enorme confusione in letteratura che non ci ha consentito di individuare delle strategie vincenti per tentare di trattare le pazienti poor responder, mentre per le hyper responder con la possibilità di congelare i gameti, il triggering con gli agonisti e quant'altro abbiamo ottenuto un notevole successo, tant'è vero che sono sempre più pochi i casi, purtroppo non sono cancellati del tutto, ma ci sono ancora, però per le pazienti poor responder abbiamo avuto uno scarso successo secondo me perché non si è trovato un modo per descriverle. Per questo dobbiamo sicuramente ringraziare i criteri di Bologna e i criteri ESH perché per la prima volta hanno tentato di trovare dei criteri univoci per identificare le pazienti poor responder. Li conosciamo tutti, c'è bisogno almeno di 2 criteri su 3 per identificare una paziente in termini di poor response. Questi criteri sono stati, diciamo, proposti per tentare di trovare un modo per rendere più omogenei i gruppi e un modo per trovare, diciamo, una definizione comune. E oramai la maggior parte dei trial utilizza i criteri di Bologna per identificare le pazienti poor responders. Ciononostante, il concetto poor responders è un concetto che è limitato essenzialmente alla quantità, cioè quanti ovociti riesco a prendere alla fine della stimolazione. Però il problema è che la poor response in realtà è un po' un sottogruppo, è un macro insieme in cui dobbiamo considerare un po' più la prognosi rispetto solamente al numero degli ovociti. Non è soltanto una questione di quantità, ma è anche una questione di qualità. E tant'è vero che se andiamo a esaminare i vari sottogruppi che si creano con i criteri di Bologna, troviamo delle pazienti che hanno una prognosi verosimilmente diversa, perché la prognosi di una paziente in età avanzata, per esempio con una scarsa riserva ovarica, è completamente diversa rispetto ad una donna giovane, dove magari per un episodio sfortunato o un dosaggio non appropriato non siamo riusciti a ottenere un numero congruo di ovociti. Quindi è chiaro che c'è un'eterogeneità di sottogruppi che è stata anche dimostrata in alcuni trials, in alcuni studi che sono venuti fuori dopo l'introduzione dei criteri di Bologna. Infatti vedete che per esempio il live birth è significativamente diverso e si vede come in modo particolare nelle donne con età più avanzata abbiamo dei tassi di gravidanza notevolmente più bassi.
E perché questo? Perché ovviamente, come sappiamo, la qualità dei gameti che noi otteniamo in donne in età avanzata, perché alla fine il gioco forse è questo l'elemento più importante, si modifica in modo drammatico dopo i 35 anni di età. In questo grafico va a vedere a sinistra come i tassi di euploidia sono significativamente più bassi dopo i 35 anni, ma il dato più interessante è che la percentuale di aneuploidia diventa sempre più drammatica a mano che ci avviciniamo intorno ai 43-44 anni di età. Cioè, in altre parole, se facciamo la differenza tra una paziente trentenne e 32enne, vediamo che il delta è veramente basso, insignificante, ma quando facciamo la differenza tra una paziente di 36 anni e una paziente di 43 anni, il delta diventa importante, quindi il fattore tempo diventa viviamo un marcato più ci spostiamo oltre l'età dei 35 anni. Un altro concetto importante che non è vinto dai criteri di Bologna è che la quantità dipende sempre da quello che abbiamo come punto di partenza, cioè che esistono delle pazienti che rispondono in termini numerici allo stesso numero di ovociti. Per esempio, vediamo questi due casi, abbiamo entrambi una risposta che potremmo definire da un punto di vista meramente numerico suboptimal, perché riusciamo a ottenere dai 4 ai 9 ovociti. Ma se vediamo le condizioni di partenza, mentre nel secondo caso noi siamo riusciti a sfruttare tutta la corte dei follicoli antrali, quindi più o meno a portarci tutti questi follicoli a maturazione e quindi a farli diventare ovociti, nel primo caso noi avevamo una corte molto più ampia, ma non siamo stati in grado di ottenere un numero congruo di ovociti. E questo mi aiuta a dire che c'è una enorme differenza tra suboptimal e hyperresponse. Suboptimal significa che io prendo un numero, diciamo, sotto ottimale di ovociti, cioè inferiore ai 10 ovociti alla fine della stimolazione, dai 4 ai 9. Hyperresponse significa che c'è una discrepanza da quello che noi abbiamo nelle condizioni di partenza e quello che noi otteniamo al fine o al termine della nostra stimolazione. E quindi l'obiettivo dei criteri di Poseidon non è quello di andare a combattere con i criteri di Bologna, ma è quello di dire, bene, noi abbiamo trovato per la prima volta un'unità di intenti, però dobbiamo riuscire a identificare dei segmenti di prognosi ben precisi, perché molto verosimilmente le donne in età avanzata con bassa riserva ovarica hanno bisogno di trattamenti molto diversi rispetto ad una donna magari giovane in cui non siamo riusciti a stimolarla in modo adeguato. Ed è per questo che quindi sono nati, tramite la collaborazione con diciamo, figure sia nazionale che internazionale, sono nati questi criteri Poseidon nel 2016 a Napoli, nell'isola di Ischia. Io ero tra i più giovani allora, che il mio compito era quello, diciamo, di prendere appunti, di aiutare, di supportare, ma ovviamente tutto il processo decisionale è stato un processo, diciamo, abbastanza faticoso e abbastanza lungo, perché poi non è semplice andare a identificare specifici segmenti di prognosi, e i criteri di Poseidon essenzialmente si basano sempre sui tre criteri, cioè l'età cronologica della paziente, la riserva ovarica misurata in termini di conta dei follicoli antrali oppure di ormone antimulleriano, e ovviamente il numero di ovociti, perché il numero di ovociti è anche il parametro quantitativo assolutamente conta. Possiamo leggere, diciamo, la tabella Poseidon suddividendo il gruppo 1 e il gruppo 2, che sono pazienti che hanno una buona riserva ovarica, dove però alla fine della fiera, alla fine della stimolazione, ricaviamo un numero sottottimale di ovociti, quindi dai 4 ai 9, oppure addirittura pure inferiore ai 4 ovociti. Quindi sono quelle pazienti in cui noi non ci aspettiamo una cattiva risposta, cioè la Poseidon 1 è la classica paziente che viene nel nostro ambulatorio, prognosi buona, riserva follicolare ottimale, quindi ci aspettiamo una risposta brillante in termini di ovociti, ma quando la andiamo a stimolare con il dosaggio più appropriato, può essere il minimo possibile oppure, diciamo, quello intermedio, alla fine ci troviamo un numero non congruo di ovociti, e quindi quella paziente in cui non ci aspettiamo questa scarsa risposta, questa scarsa prognosi. Mentre nel gruppo 3 e 4 sono quelle donne che hanno una bassa riserva ovarica, e quindi noi in qualche modo già abbiamo un campanello di allarme, quindi sono quelle pazienti in cui noi ci aspettiamo che alla fine ricaveremo meno ovociti, perché ovviamente se abbiamo una conta dei follicoli antrali di 4 non ci possiamo aspettare 12 ovociti o 15 ovociti,
ovviamente, ma dobbiamo anche leggerla, diciamo, in base al rischio di aneuploidia, perché le pazienti del gruppo 1-3 hanno un rischio di aneuploidia molto più basso, perché è un'età inferiore ai 35 anni, rispetto alle pazienti gruppo 2 o gruppo 4, dove i tassi di aneuploidia sono più marcati, perché, come vi ho detto prima, l'aneuploidia diventa sempre più importante, sempre più dominante in età avanzata. Sicuramente i criteri Poseidon hanno avuto il merito di identificare dei segmenti di prognosi specifici. Da questo grafico, che è uno studio pubblicato molto recentemente su RBM Online, si evince chiaramente come la prognosi delle pazienti con, appartenenti al gruppo Poseidon è molto differente da gruppo all'altro ed è differente dalle pazienti che non rispondono ai criteri Poseidon. Quindi in qualche modo siamo riusciti a identificare dei specifici segmenti di prognosi. In quest'altro studio, che è ancora più recente, pubblicato nel 2021, vedete come la prognosi in termini, in questo caso noi abbiamo utilizzato il cumulative Likert rate, abbiamo ascoltato prima questo incredibile dibattito per capire quale fosse il numeratore e il denominatore adeguato, il cumulative Likert rate è comunque quello maggiormente riconosciuto e il cumulative Likert rate in termini percentuali è significativamente diverso dai pazienti che non rispondono ai criteri Poseidon rispetto a quelli che rispondono ai criteri Poseidon. Andando ad evidenziare, diciamo, in questo studio di coorte che ha visto la partecipazione di 13.000 pazienti in tre gruppi, in tre centri di PMA, si è visto come la percentuale di pazienti che rispondono ai criteri Poseidon è in particolare rilevante per il gruppo 1 e per il gruppo 2, cioè che quando noi andiamo ad affrontare, quando noi andiamo a studiare i dati nei singoli centri, sono proprio questi pazienti dove abbiamo una risposta che potremmo definire inaspettata, cioè inaspettatamente scarsa in termini di leucociti, che sono quelle che più frequentemente noi troviamo nell'ambito della pratica clinica. Come gruppo Poseidon, questo famoso gruppo che noi abbiamo identificato come hyperresponse, abbiamo anche suggerito dei parametri per poterlo misurare e uno dei parametri è il cosiddetto FOI index, che altro non è che il rapporto tra il numero di ovociti recuperato e la conta dei follicoli antrali, che se vogliamo può anche rappresentare un utile clinical KPI per valutare la nostra qualità nelle stimolazioni, cioè se noi siamo in grado di sfruttare tutta la corte antrale vuol dire che abbiamo fatto una buona stimolazione. Se non siamo in grado di farlo, evidentemente abbiamo sbagliato la starting dose, il dosaggio non era appropriato, non abbiamo fatto le dovute aggiunte e quindi non siamo riusciti ad ottenere il goal prestabilito. Come clinical KPI, il FOI si presta molto bene, ma anche l'idea di adoperare un late FOI, cioè invece di andarci a misurare la corte antrale all'inizio della stimolazione, verificarla magari in quinta giornata, perché noi sappiamo che nella normale pratica clinica dei pazienti noi le vediamo in quinta giornata, è difficile vederle prima che partono la stimolazione, potrebbe rappresentare anche un parametro altrettanto affidabile, però abbiamo bisogno di studi di validazione, dobbiamo sicuramente trovare la formula giusta. La difficoltà in queste pazienti è che noi purtroppo le diagnostichiamo soltanto troppo tardi, cioè quando già abbiamo fatto un tentativo di stimolazione. E sarebbe invece auspicabile in futuro identificare queste pazienti con un'inaspettata ridotta risposta alle stimolazioni prima di effettuare la stimolazione. Ma per fare questo dobbiamo sicuramente fare dei passi avanti per capire bene la patogenesi del fenomeno hyperresponse. E quello che sappiamo, sono andato un po' troppo velocemente, torno indietro, quello che sappiamo è che sicuramente esistono delle varianti genetiche che sono legate alla risposta ai farmaci e trattamenti, che vanno a influenzare sia l'interazione con il recettore, sia anche la funzione metabolica nei nostri farmaci. Sono dei polimorfismi, non ve li cito adesso perché ci vorrebbe una lezione a parte, che sono correlati ad una ridotta risposta ovaria, per esempio i polimorfismi del recettore dell'FSH, che sono quelli, diciamo, maggiormente studiati. Però esiste anche un fenomeno ambientale che può essere legato a una ridotta risposta ovarica. Questi sono i famosi ftalati, che sono degli inquinanti ubiquitari, la cui associazione è stata anche, sono degli endocrine disruptors, quindi sono stati anche associati allo sviluppo di endometriosi o allo sviluppo di disordini endocrini correlati all'infertilità. E qui vedete che a mano che la concentrazione degli ftalati aumenta, la risposta ovarica in termini numerici, in termini di ovociti, diminuisce. Però probabilmente esiste anche un fattore metabolico legato ad una scarsa risposta. Questo è uno studio molto interessante, molto recente, che ho letto, che sottolinea come la
sensibilità ai farmaci, cioè la quantità di farmaco che utilizziamo in relazione al numero di ovociti, cambia nelle pazienti insulino resistenti rispetto alle non insulino resistenti, anche all'interno del gruppo delle PCOS. Noi sappiamo che le PCOS sono identificate con i famosi criteri di Rotterdam, ma probabilmente, anche questo studio ce lo dimostra, esistono dei fenotipi diversi, cioè il discorso è molto più complesso e molto più articolato, perché molto verosimilmente le PCOS con un profilo iperandrogenico, che sono magre, hanno bisogno di un trattamento completamente diverso rispetto alle pazienti con un impatto metabolico molto più sfavorevole. Ovviamente nei nostri criteri Poseidon abbiamo considerato anche il numero di ovociti. Perché abbiamo considerato il numero di ovociti? Perché il numero di ovociti è fortemente predittivo del cumulative live birth rate. E mentre prima nei cicli a fresco noi potevamo considerare una sorta di soglia 10-15 ovociti, adesso con la possibilità del cumulative live birth rate è anche auspicabile arrivare a un numero di 20, probabilmente anche 25 ovociti, per ottimizzare ancora di più i tassi di successo. Ovviamente la distinzione in suboptimal, pure optimal, dipende dal numero di ovociti. Se riusciamo a ottenere più di 10 ovociti abbiamo una risposta migliore, se ne riusciamo a ottenere di meno abbiamo una risposta peggiore in termini di cumulative live birth. Un altro cutoff che abbiamo introdotto è quello dei 35 anni, perché noi tutti sappiamo che dopo 35 anni, a parte una riduzione dei tassi di euploidia, ma abbiamo proprio una riduzione dei tassi di concepimento, sia spontanee che in termini di PMA. Quindi invece del cutoff a 40 anni dei criteri di Bologna, con il potere di Poseidon abbiamo preferito un cutoff a 35 anni. E anche perché, come abbiamo detto prima, dopo 35 anni i tassi di aneuploidia sono molto più marcati. Alla soglia di tutto questo, allora, qual è stato l'obiettivo del gruppo Poseidon per riuscire a trovare, diciamo, un modo per migliorare l'efficacia e quindi per descrivere meglio, diciamo, la misura del nostro successo? È stato quello di trovare un compromesso tra quantità in termini di ovociti e qualità. E quindi uno degli obiettivi Poseidon è stato quello di trovare un algoritmo, uno strumento matematico semplice di facile utilizzo per tentare di individuare il numero corretto di ovociti che noi dobbiamo recuperare al fine di avere almeno una blastocisti euploidi, quindi una combinazione tra quantità, numero di ovociti e qualità. Alla fine la qualità, il migliore misuratore della qualità è appunto l'euploidia embrionale, perché soltanto con un embrione euploide siamo in grado di ottenere i migliori tassi di impianto. In questo studio ovviamente si sottolinea come i tassi di gravidanza, sia live birth che cumulative live birth rate, sono strettamente dipendenti dal numero di ovociti, e questo oramai è un dato che emerge in più e più lavori, quindi sicuramente la quantità ha un peso rilevante al fine di arrivare all'obiettivo di massimizzare il cumulative live birth, ma un altro concetto importante è che anche la quantità di embrioni euploidi sono quelli che maggiormente si associano a un successo in termini di PMA. E quindi quanti noi più embrioni euploidi riusciamo a ottenere, quanto più, vedete, i tassi di successo migliorano anche in età avanzata. E questo, diciamo, è anche a prescindere dal numero, cioè il concetto di ottenere quanto più blastocisti euploidi ovviamente deve tenere conto dell'età, ma deve partire da una condizione di partenza, e cioè da un numero appropriato, da una quantità di gameti sufficiente che otteniamo nelle nostre stimolazioni. Alla luce di tutto questo noi ci siamo chiesti: ma possiamo trovare uno strumento per capire quanti ovociti dobbiamo prendere? E abbiamo proposto un modello di regressione lineare che avesse come parametro di input, cioè come variabili indipendenti, i tassi di maturazione, i tassi di fertilizzazione e quindi tutto quello che è di natura embriologica, che può essere valutato centro per centro, e per trovare la funzione per individuare quel numero corretto di ovociti che noi possiamo avere. E questo è molto importante perché ci consente di fare un counseling molto più specifico, cioè di arrivare a degli obiettivi. E questo algoritmo può partire sia da un presupposto, diciamo, pre-trattamento, cioè noi possiamo spiegare alla paziente la prima volta che la incontriamo, individuiamo l'età, individuiamo tutti i parametri, in base a questi ovociti tu riuscirai a prendere un tot di embrioni. Ma possiamo anche fare il calcolo a ritroso, cioè noi possiamo trovarci nella condizione che abbiamo già il numero di ovociti, allora da quel numero di ovociti che hai preso le tue percentuali di avere un embrione poi possono essere X
o Y. Quindi sia una valutazione pretrattamento che una valutazione post-trattamento, che io nella mia pratica clinica ho trovato utile, per esempio, anche nelle pazienti sottoposte a preservazione della fertilità, perché nella preservazione della fertilità noi abbiamo come parametro un numero di ovociti, poi per il transfer se ne parlerà dopo anni e anni, dopo la fine delle cure oncologiche e quant'altro, e quindi questo ci consente anche di individuare una strategia migliore, perché se il mio primo round di stimolazione magari arriva a un numero non congruo di ovociti, posso vedere se posso effettuarne un altro, se posso fare un duo stim, quindi andare ancora di più a ottimizzare i miei protocolli e il mio trattamento. Qua brevemente, ecco qua è partito il video, vi mostro un poco come funziona l'algoritmo, è un calcolatore che è presente nel sito del gruppo Poseidon, si inseriscono tutti i parametri e alla fine, vedete, si mette anche la fonte del liquido seminale, se diciamo eiaculato o non eiaculato, si fa l'adjustment per i vari confounders e poi alla fine, vedremo alla fine dell'immagine, verrà fuori un numero orientativo che ci consente di dire in questo caso abbiamo una paziente di 36 anni, abbiamo queste caratteristiche e per ottenere almeno una blastocisti euploidea è auspicabile arrivare almeno ad 11 ovociti. Questo calcolatore è stato anche recentemente validato in questo studio su Frontiers ed Endocrinology, quindi è stato ulteriormente validato come possibile strumento, diciamo, come obiettivo da parte del gruppo Poseidon. E possiamo quindi, in base ai criteri Poseidon, all'utilizzo del calcolatore, effettuare, perché poi alla fine l'identificazione e l'utilizzo dei criteri Poseidon è molto semplice, dei vari step per l'identificazione delle pazienti e quindi per il trattamento migliore. Prima ovviamente è individuare i marcatori di riserva ovarica, quindi ci studiamo la riserva ovarica femminile. Se la riserva ovarica è anormale vuol dire che le pazienti appartengono al gruppo 3 o al gruppo 4 e quindi possiamo ideare dei trattamenti diversi. Se la riserva invece è adeguata e facciamo la nostra stimolazione, facciamo diagnosi o di Poseidon 1 o di Poseidon 2 e poi con i vari sottogruppi a seconda del tipo di categoria, cioè a seconda del numero di ovociti che noi andiamo a recuperare. E alla fine, in base al tipo di paziente, andare a individuare qual è l'obiettivo del numero di ovociti. Quindi, in conclusione, l'obiettivo del gruppo Poseidon è stato quello di produrre un algoritmo matematico che chiaramente va migliorato, chiaramente va potenziato, ma che può essere molto di aiuto perché molto spesso quando siamo di fronte alle pazienti dobbiamo porci degli obiettivi. E avere un'idea anche, diciamo, non accuratissima, ma quanto più accurata è possibile il numero di ovociti da ottenere può essere anche una buona chiave per poter ottenere il massimo da quella stimolazione o per ideare delle strategie affinché possiamo arrivare alla miglior resa in termini di successo in PMA. Colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff, il mio mentore il professore Albigi, ma ovviamente tutto lo staff che lavora con me al Federico II e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Alessandro e adesso tanto il dibattito ci sarà alla fine della sessione. Chiamo sul podio la professoressa Eleonora Porcu, cara amica ed esperta della crioconservazione ovocitaria, che ci parlerà dell'inseminazione di un numero limitato di ovociti, crioconservazione dei soprannumerari, risultati clinici cumulativi per ciclo. È un piacere, Eleonora. Grazie, Giulia. Piacere essere moderata da te e da Claudia. Carissime amiche, e grazie ad Andrea e Giovanni per organizzare questo congresso che direi, senza nulla togliere agli altri, è sicuramente un punto fondamentale di apprendimento, e di informazione, di aggiornamento, di discussione tra tutti noi e un grazie particolare per avermi dato modo di parlare di questa strategia che sicuramente non è molto diffusa nella nostra pratica clinica, che è quella di inseminare un numero limitato di ovociti, strategia alla quale eravamo costretti durante alcuni anni della legge 40, che poi strategia che ha allargato le maglie e che
talvolta ha anche travalicato, secondo me, le attuali linee, gli attuali confini delle sentenze della Corte Costituzionale. Per questo motivo il gruppo di lavoro che io dirigo da molti anni ha deciso di continuare ad avere un approccio di inseminazione di un numero limitato di ovociti, di produzione di un numero limitato di embrioni, quello che secondo la sentenza della Corte Costituzionale del 2009 è lo stretto necessario per eseguire un transfer. Poi chiaramente queste interpretazioni sono soggette a una certa flessibilità. La nostra strategia, quindi operativa, concreta, di ogni giorno, è quella di valutare, durante la produzione di ovociti, la raccolta di ovociti in un ciclo di prelievo di ovociti, noi abbiamo su circa più di 9.000 cicli iniziati in un periodo che abbiamo limitato a quello dell'inizio del registro di fecondazione assistita, magistralmente, devo dire, diretto da Giulia, non perché è qui, ma perché effettivamente ci ha messo l'anima per cercare di organizzare un sistema che desse dei numeri che non fossero numeri del lotto, che desse dei numeri che in modo reiterato e ripetitivo ci desse delle informazioni. E poi in realtà la nostra attività risale ai primi anni 90, quindi i cicli complessivi sono molti di più, però poi sono difficilmente confrontabili con le altre realtà italiane, soprattutto con le realtà del registro, per cui ho scelto di tenere comunque questo intervallo di tempo. I prelievi di ovociti totali sono, scusate, ma come si fa a fare l'indicazione? Me l'avevano detto, ma non lo vedo. Comunque, i prelievi di ovociti totali, 8.343, li ho divisi in prelievi di ovociti con crioconservazione e senza crioconservazione, ovvero con ovociti sovrannumerari o eventualmente anche embrioni sovrannumerari, perché la strategia di inseminare pochi ovociti non significa necessariamente non avere alcuni embrioni da crioconservare. Gli ovociti, i prelievi di ovociti con, senza crioconservazione sono quelli prevalenti, perché in realtà un'abbondanza di ovociti nelle popolazioni che tutti quanti abbiamo di età purtroppo tendenzialmente avanzata, non è facile ottenerli. Quindi il 68% di pazienti non aveva praticamente materiale da crioconservare, mentre il 31% aveva da crioconservare. Nelle pazienti con crioconservazione poi abbiamo diviso quelle con crioconservazione solo di ovociti e quelle con crioconservazione di embrioni o di entrambi. E poi nell'ambito degli ovociti, quelli che erano fondamentalmente sovrannumerari, quindi in abbondanza al di là di quello che era strettamente necessario, oppure addirittura gli ovociti con freezol, cioè gli ovociti che abbiamo congelato totalmente per esigenze cliniche o contingenti. Stessa cosa negli embrioni, embrioni sovrannumerari, perché in qualche modo erano al di sopra di quello che era opportuno clinicamente, fosse anche un solo embrione, non so, produzione di 3 embrioni in una paziente giovane in cui non è opportuno trasferirne più di 2 o adesso anche di meno, e crioconservazione degli embrioni come freeze-all quando appunto si tratta di condizioni cliniche o accidentali che impediscono
e non rendono opportuno l'esecuzione del transfer. Ecco, i cicli di prelievi ovociti senza crioconservazione, come vedete, confrontandoli, hanno un'età superiore di quelli con crioconservazione, hanno anche dei parametri di riserva ovarica nettamente diversi per quanto riguarda l'FSH, ma l'ormone timoleriano, la conta dei follicoli, e nei giorni di stimolazione hanno analoghe differenze, ma ecco, quello che vi vorrei far vedere invece sono poi i cicli di congelamento, che nelle pazienti senza crioconservazione di ovociti per definizione sono zero, mentre nei cicli di prelievi di ovociti con crioconservazione sono 100% ovviamente per definizione, con 2.419 cicli, quindi abbondanti, e con oltre 11.000 ovociti congelati. E poi ci sono quelli di Frisol, che sono una percentuale inferiore a quella dei sovrannumerari ovviamente, e che hanno dato luogo a un numero di ovociti congelati che è estremamente abbondante. Ecco, quello che è importante valutare è che nelle pazienti, adesso stiamo sempre parlando ovviamente del comportamento di questi ovociti nei quali abbiamo fatto un'inseminazione di un numero limitato, quelle senza crioconservazione degli ovociti, quindi con un numero intrinsecamente ab inizio limitato di ovociti, il numero medio di ovociti inseminati è poco più di 2, gli ovociti fecondati 75%,2, embrioni clivati 97, embrioni non ovulativi o evolutivi 0,4 e embrioni crioconservati una percentuale di 1,2, perché appunto talvolta può capitare anche con la strategia del numero limitato di ovociti inseminati. Cicli di trasferimento degli embrioni 87%, embrioni trasferiti un numero molto elevato, 9.481, con una percentuale elevata di grado 1-2 di ovociti, di embrioni. Mentre negli ovociti con crioconservazione dei sovrannumerari abbiamo sostanzialmente un numero di ovociti inseminati non diverso, anche se leggermente superiore, e abbiamo una percentuale di fecondazione dell'82%, quindi un pochino più elevata, e alla fine abbiamo una sempre buona percentuale di embrioni di grado 1-2. Le gravidanze, bene, le gravidanze sono sostanzialmente, sempre parliamo a fresco, del 28% per transfer nei pazienti che avevano pochi ovociti all'inizio e quindi anche comunque mediamente un'età superiore, mentre abbiamo un 36,4% nelle pazienti che hanno prodotto più ovociti ab inizio e anche un'età inferiore. E queste pazienti, dunque, noi facciamo un transfer in seconda, terza giornata, quindi abitualmente, tranne in condizioni di necessità particolari, non eseguiamo colture prolungate e non eseguiamo diagnosi preimpianto. Le anomalie cromosomiche che abbiamo notato, perché noi facciamo il follow up delle gravidanze e facciamo la registrazione delle analisi genetiche che vengono fatte durante la gravidanza, e la percentuale, diciamo, di anomalie cromosomiche è stata dello 0,35% nei pazienti con pochi ovociti senza crioconservazione, dello 0,28% in quelle con ovociti più abbondanti.
aborti spontanei 26 contro 22, aborti terapeutici legati a problemi appunto di anomalie genetiche 0,35 contro 0,28, nati 1171 e 651 nell'altro gruppo. Cicli di scongelamento ovociti sono un totale di 2000 erotti cicli, e questo ha condotto alla produzione, al trasferimento di una media di 2 embrioni sia nel gruppo degli ovociti scongelati perché sovrannumerari, sia in quelli da Frizzol. La fecondazione è stata 69% in quelli sovrannumerari, 68% in quelli da Frizzol, con una buona qualità, leggermente inferiore a quelli freschi degli embrioni ottenuti. E alla fine, se guardiamo la percentuale di gravidanza, abbiamo avuto una gravidanza su transfer con una percentuale del 32% contro il 35% in quelli con Frizzol, quindi in cui avevamo praticamente lasciato tutto il potenziale degli ovociti alla crioconservazione. Anche qui valutazione delle anomalie genetiche, 0,18% in quelli con ovociti sovrannumerari e 0 in quelli Frizzol. E con la nascita di 411 bambini in quelli sovrannumerari e 98 in quelli con il Frizzol. I cicli di scongelamento degli ovociti sovrannumerari poi li possiamo valutare anche frazionando l'età, ma non abbiamo tempo di guardare tutte queste cose. Spero di riuscire a pubblicare rapidamente questi dati, così li possiamo condividere più agevolmente. Ecco, quello che vorrei aggiungere è che nello scongelamento degli embrioni che abbiamo ottenuto, in cui abbiamo avuto 96 cicli di scongelamento embrioni nelle pazienti che avevano pochi ovociti all'inizio e 149 cicli di scongelamento embrioni nelle pazienti che avevano molti ovociti all'inizio. Abbiamo trasferito mediamente un poco più che un embrione di volta in volta e abbiamo ottenuto una percentuale di gravidanza per transfer di 29,7 nelle pazienti che avevano pochi ovociti all'inizio e del 32,4 nelle pazienti che avevano molti ovociti all'inizio. Vorrei passare alla valutazione del potenziale complessivo tra ovociti con questa strategia di inseminare pochi ovociti e di avere quindi un certo quantitativo di ovociti da stoccare, da crioconservare, il potenziale di gravidanza cumulativa. Come voi sapete, il registro nazionale, come è stato prima già citato, ha cercato di fare una valutazione del potenziale di cumulativo tra freschi e congelati in tutti questi anni. Ovviamente con le variazioni della sentenza della Corte Costituzionale sono aumentati i casi con materiale crioconservato. E alla fine, dall'ultima valutazione, diciamo così, che è emersa e che è stata sottoposta anche alla valutazione del Ministro della Salute, è venuta fuori una percentuale di quasi il 30% di gravidanza per ciclo iniziato. Abbiamo cercato di calcolare questo all'interno sempre dei dati del registro per ciclo di prelievo di ovociti, quindi per
togliere praticamente le riduzioni legate ai cicli sospesi, eccetera, eccetera, e questo quindi aumenta praticamente fino al 33%, mettendo insieme sia ovociti che embrioni congelati, quindi tutto il materiale congelato. Noi con i nostri dati, quindi con ovociti congelati e gravidanze a fresco, abbiamo ottenuto, facendo come metodologia il numero di gravidanze totali a fresco e scongelate su un numero di prelievo di ovociti che hanno scongelato tutto e ottenuto almeno una gravidanza in un ciclo di scongelamento. Allora, la nostra gravidanza cumulativa è del 60.4%, mettendo insieme freschi ed embrioni ed ovociti congelati con questa strategia, e aggiungendo anche gli embrioni, che chiaramente nella nostra strategia sono inferiori, ma mettendo anche il peso degli embrioni congelati, questa percentuale sale al 61.6%. E la cumulative live birth è del 50.3%, con solo gli ovociti 51.2%, mettendo anche gli embrioni. Quindi ritengo che la strategia alla fine dia in mano nostra, di noi operatori, la possibilità di utilizzare anche un numero limitato di ovociti. Questo perché? A cosa ci serve? Ci serve ad tenere da parte più ovociti delle nostre signore, delle nostre ragazze, per impieghi futuri. O anche, noi abbiamo attualmente 10.970 ovociti congelati di pazienti. Sono già fuori? No. Sono fuori 2 minuti? Ah no, mi rimangono 2 minuti, scusa. Abbiamo 10.970 ovociti di donne, di ragazze di età inferiore a 35 anni, stoccate. Quindi una parte di questi potrebbe anche essere, con il consenso delle pazienti, dedicata alla donazione di ovociti, o comunque possono essere dedicate al loro futuro, qualora le loro coppie, il partner dovesse cambiare. Sono sempre patrimonio delle donne e non sono quindi soggetti ai problemi giuridici che invece caratterizzano purtroppo lo stoccaggio degli embrioni. Quindi credo che sia una strategia importante. Vi faccio vedere, ecco, l'ultima cosa che rientra all'interno del minuto che mi è rimasto, un po' la valutazione, confrontando i dati preziosissimi dell'Istituto Superiore di Sanità e quelli della nostra struttura in questo periodo limitato, ripeto, che ho preso in considerazione, e alla fine globalmente in tutta Italia naturalmente c'è un numero enorme di ovociti che sono stati recuperati, un numero di ovociti inseminati che mediamente è il 61%, mentre nella nostra esperienza noi inseminiamo il 36% di ovociti. Il numero di embrioni trasferiti, che è il 60%, rispetto naturalmente alla produzione iniziale, che è il 65%, contro il 97% della esperienza che in accordo con la nostra strategia. E alla fine embrioni potenzialmente utili per ovociti inseminati, cioè consideriamo un potenziale biologico per ovociti recuperati, che questo rende ancora meglio l'idea, ossia embrioni trasferiti, embrioni congelati, ovociti congelati su ovociti recuperati. Ecco, questo potenziale biologico alla fine, con una strategia di inseminazione più corposa, è del 34,4%, inseminando meno ovociti alla fine è del 60.5%. Complessivamente il numero di nati naturalmente sono
abbiamo contato anno per anno 144.451 in tutta il registro nazionale, da noi in questa limitata cosa è di 2.388, il numero di nati malformati è 1% e 1.1, quindi più o meno assomigliano. I dati delle analisi cromosomiche non sono presenti nel registro, anche perché sarebbe impossibile raccoglierli, nella nostra esperienza è 0.2. Quindi, concludendo, io credo che sia una strategia che si può applicare, che funziona e che potrebbe anche essere condivisa. Vi ringrazio. Grazie Leonora, rimani pure qui perché chiamo anche gli altri relatori al podio, così apriamo il dibattito. Io, se posso, mi complimento col professor Ricci, perché ovviamente la tematica, la domanda rimane aperta, ma la tematica è nell'ambito della raccolta dati. Potete immaginare che quando ci confrontiamo in Europa anche la tematica di quale siano numeratore e denominatore, come dare i risultati, come avere delle comuni basi per confrontarci, sia ovviamente di grande utilità. È del tutto inevasa, perché per esempio un problema importante, io riporto, la dottoressa Livi diceva i dati del registro, vogliamo finalmente vedere i dati centro per centro, è anche la mia aspirazione. Qui fanno parte, c'è la professoressa Porco, il dottor Borini, il professor Levisetti, il dottor Costa, sono tutti, fanno parte del gruppo dei consulenti del registro da tempi storici, e sempre dibattiamo come potremmo migliorare e come potremmo dare maggiori informazioni alle nostre coppie, a tutti gli operatori. Noi abbiamo questo enorme limite della raccolta dati di tipo aggregato, che forse, se non ci riuscirò entro 3 anni, farò la mossa di dare i dati centro per centro contro ogni razionale scientifico. Però il motivo per cui noi non diamo i dati centro per centro è proprio perché rischiamo, non avendo il ciclo singolo, di andare a comparare situazioni molto diverse e di dare delle informazioni misleading. Quando parliamo poi di cumulative live birth rate, un altro limite per noi anche sul dato aggregato è la perdita di informazioni al follow up, che è molto diversa da regione a regione, da centro a centro. Quindi purtroppo siamo vincolati da grandi limiti. Quindi complimenti per la relazione. Ci sono domande dalla platea? Mi permettete di dire una cosa? Sì. Che credo che tutti quanti dobbiamo ringraziare la dottoressa Scaravelli per il suo impegno tutti questi anni. Credo che meriti anche un applauso. Posso fare io una domanda? Eleonora, forse l'ho perso, però te lo richiedo. Allora, indipendentemente da quello che è lo standard, noi tutti conveniamo che se il congelamento e scongelamento degli ovociti e congelamento e scongelamento degli embrioni sono fatti in maniera ottimale, i risultati cumulativi non dovrebbero cambiare, d'accordo? Quindi, se diamo per assodato questo, il problema è due fattori. Il primo è il drop out delle pazienti, perché le pazienti, sai che si rompono di noi abbastanza velocemente, quindi più volte le chiami e più rischi di avere ulteriori chance per ulteriori cicli ridotte. Questo è concettualmente tutto, o meglio, è il trend, è l'unico significato per cui può aver senso far diagnosi per impianto, diciamo, no? L'abbiamo definito. E l'altro punto è la salvaguardia dell'embrione, cioè non congelare embrioni. Io ho visto che tu hai messo che hai un 2.2% di embrioni che congelate da tutta questa cosa rispetto agli embrioni che tentate di formare. Ok? È il massimo che possiamo tenere, cioè se funziona in quel modo, ho visto che più o meno voi inseminate 5... era 2.7 più
2.3 più, insomma, diciamo che nel gruppo dove non ci sono solo tre ovociti, quindi nel gruppo dove potete scegliere di congelare anche, inseminate un po' di più. Quindi mi manca quel dato lì, cioè quanti sono i cicli che hanno comunque embrioni congelati? 87. Sono 87 su tutto il gruppo, perché o li hanno scongelati o sono lì, insomma, queste cose. Sì. Ma e invece l'altro dato è, che era l'altra cosa, quanto ci vuole per arrivare al finale di questo? Cioè, se noi prendiamo, fai conto, se noi prendiamo 8 ovociti, li insemini tutti, se ne fecondano il 70%, più o meno quello che è quella percentuale di fecondazione, se ne dividono l'altro 85-90%, ma arrivano a blastocisti il 40% di questo 85, diciamo che rischiamo di fare 1-2 transfer. Nelle vostre mani probabilmente con questo sistema fanno 4 transfer. Sì. Quindi diciamo che probabilmente adesso ho fatto un calcolo a spanella. Quindi in realtà c'è un impatto. Anche perché noi continuiamo ovviamente con la stessa strategia, cioè inseminiamo poco, non è che scongeliamo, abbiamo 5 ovociti congelati, non è che li scongeliamo tutti. Quindi la domanda è: avete, le chiamo fra virgolette, lamentele e quindi non ingressi ulteriori per ulteriori trattamenti? Dal punto di vista delle pazienti? No, questo no, devo dire di no. Le pazienti sono contente di avere degli ovociti congelati, di avere delle altre chance e quindi di proseguire. Io sono anche molto chiara all'inizio nello spiegare alle pazienti, alle coppie, qual è la nostra strategia, che cosa si possono aspettare, quali sono i vantaggi eventuali appunto nei termini di maggiore libertà del tuo materiale, soprattutto per le donne. Quindi questo no, non, sinceramente non ho queste lamentele. Sì. Scusate. Volevo farti una domanda, anzi due. Stamattina in una relazione precedente è stato dibattuto l'utilizzo della FIVET o della ICSI nelle pazienti con un basso numero di ovociti. Qual è la vostra filosofia sul tema? E poi un'altra domanda, così approfitti. Congelate ovociti e la paziente ritorna perché non ha avuto la gravidanza la prima volta e quindi torna per un secondo trattamento, però usando gli ovociti congelati, dal punto di vista dal momento che siete un centro pubblico, dal punto di vista delle ricette che devono produrre, quel ciclo lì vale all'interno dei 6 cicli previsti dalla Regione Emilia o no? No, questo ti rispondo direttamente su questo. No, quello fa parte del bulk, dell'insieme di materiale che ha con quel pick-up. Quindi, se voi prendete il rimborso della Regione Emilia che prevede nella delibera, qualsiasi sia il numero dei cicli che fate con quella paziente fino a esaurimento degli ovociti. Del materiale biologico, sì. Quindi una paziente fa praticamente ritirate una ricetta. Sì, se la vogliamo chiamare ricetta, perché dici forse perché tu ti riferisci alla una richiesta del medico, al trattamento ambulatoriale, perché sì. Voi in Toscana fate sì. noi facciamo ancora col DRG, quindi sì, fa parte sì, lo so bene. Lo sappiamo, sì. E abbiamo un po' di dialogo difficoltoso. No, non su questo punto, sì, da questo sì, punto sì, di vista, ecco, quindi, purtroppo comunque non c'è sì, dialogo. È tutto sotto quel cappello. Invece riguardo alla ICSI, ecco, devo dire che io adesso abbiamo di recente perso, tra virgolette, è andata a stare meglio sicuramente una delle più brave biologhe italiane, credo, non solo italiane, che era la Patrizia Maria Ciotti. E mi ricordo che con lei ho discusso diverse volte perché, ad esempio, gli dicevo: guarda come fa Borini, loro fanno 50, adesso non so, ma dico fanno 50 e 50 X, FIVET,
In realtà lei diceva sì, però è molto puntigliosa, che poi per carità un biologo se non è puntiglioso, e diceva sì, ma se andiamo a guardare, prima di tutto noi inseminiamo poco e quindi dobbiamo anche proprio guardare un po' le cose per prenderle per le punte. In più abbiamo una popolazione tremenda, noi abbiamo pazienti antiche, chiamiamole così perché vecchie è brutta parola, in più abbiamo molte pazienti con patologie, abbiamo un centro come sapete di endometriosi e quindi abbiamo pazienti con, poi abbiamo le pazienti oncologiche che fa parte, noi siamo un centro di riferimento della nostra regione per l'oncologia e quindi anche lì hai una serie di punti interrogativi, per cui alla fine X come se piovesse, sinceramente. E posso fare anch'io un commento e una domanda. La prima è, non dimentichiamoci soprattutto è prima del 25 di settembre che i limiti, il 25 di settembre vuol dire che si vota, È domandato. Non dimentichiamoci che abbiamo sofferto e abbiamo dimostrato con numerosi lavori scientifici che la legge 40 è stata una dei danni maggiori che le donne italiane abbiano mai potuto vivere in termini numerici assoluti, in chance e in numero di bimbi nati. Questo è il primo punto. Il secondo, scusami, ma la Corte Costituzionale non ha posto dei paletti chiari se non nella lettura delle linee guida che non c'entrano niente con la Corte Costituzionale. Ha semplicemente definito che lo specialista deve fare quanto la scienza gli consente per dare il massimo di probabilità di ottenere una gravidanza con il minimo dei rischi per la coppia e soprattutto per la donna. Su queste due cose dobbiamo essere chiari, per cui dire che noi andiamo oltre i limiti dati dalla Corte Costituzionale non mi trovo d'accordo, Leonora. Scusami. Non credo. Sono convinto che si possa parlare di numero limitato di ovociti che si impiegano. È una strategia che anche noi abbiamo sempre condotto, ma un conto è dire che non insemini più di 10-12 anche nei casi di fattori maschili gravissimi, con l'eccezione delle coppie candidate a una PGTA in cui tutti gli M2 devono essere usati. Ma è in realtà per me, Leonora, quello che si intende per numero limitato che cambia moltissimo le cose. Scusa Pablo, ma io non credo di aver parlato, scusate, mi rivolgo a tutti, non credo di aver parlato in difesa della legge 40, non l'ho praticamente quasi neanche citata, se non per il fatto che la strategia dell'intero registro, come viene ha risentito delle modificazioni della legge e quindi spiegavo questo, ma io la strategia dell'inseminazione di un numero limitato di ovociti la facevo prima della legge 40 per una mia convinzione scientifica e ottenere il 60% di gravidanza cumulativa tra fresco e congelato, scusatemi, non mi sembra che faccia schifo, quindi qui stiamo parlando di scienza, non stiamo parlando, io sto parlando di scienza, scusate, e i miei dati non sono assolutamente genuflessi a nessuna legge e a nessuna particolare forma di ideologia. Io ho voluto vedere se risparmiare degli ovociti che rimangono alle donne, ripeto, è possibile senza danneggiare i risultati e mi sembra di averlo dimostrato. Naturalmente questi sono i dati che io ho valutato per questo congresso e che poi riporterò al congresso sul congelamento degli ovociti che faremo a Bologna l'11 e il 12 di ottobre
e poi lo sottoporrò naturalmente alla pubblicazione, alla valutazione dei referi, dei reviewer, ma avete visto, sono molto trasparenti, quindi non c'è assolutamente nessuna desiderio e tendenza di difendere la legge 40, di dissimularne i potenziali danni, e il numero limitato io lo faccio con buon senso. Finché c'era la legge che lo obbligava erano 3, talvolta ne seminavo 2 quando le pazienti erano giovani. Adesso che non c'è più un obbligo assoluto, valuto caso per caso e possono essere 4, 5, 2, quindi con estremo buon senso scientifico, buon senso non quello della massaia che pur è sacrosanto, ma scientifico. Quindi non credo proprio di essere vulnerabile alle tue valutazioni, Paolo. Scusami Leonora, ho fatto l'appunto che non avrei fatto se tu non avessi detto, perché sennò sarei stato zitto. Non stiamo parlando dei tuoi dati, stiamo parlando che tu hai detto che noi stiamo superando i limiti posti dalla Corte Costituzionale, e questo io non trovo che non sia vero, e fa come cappello un cappello politico e non scientifico a tutto quello che hai detto dopo, scusami, no, senza quella cosa scienza. Allora, appassionantissimo dibattito di cui, se volete, vi do una mano, perché come sapete sono molto sensibile al tema, magari facciamolo a pranzo. Grazie a tutti. Ah, c'era un'altra domanda, scusate. Grazie. Allora, no, una domanda sempre alla dottoressa Porcu, giusto una precisazione, volevo sapere, siccome gli anni considerati sono dal 2004, sono qui comunque. No, non ti si vedeva, scusa. Okay. Scusami. I dati sono dal 2004, allora mi chiedevo se ha fatto una differenza con metodi di criopreservazione, perché immagino i primi anni siano stati con congelamento lento e solo probabilmente dal, perlomeno dal 2007-2008, non so quando avete iniziato a applicare la vitrificazione. Sì, abbiamo cominciato nel 2006 a fare la vitrificazione, ma noi abbiamo fatto un confronto interno, perché è difficile riuscire a piazzare come probanti i confronti che si fanno tra gruppi diversi, centri diversi, nazioni diverse, laboratori diversi. Quindi abbiamo fatto un confronto interno nostro tra slow freezing e vitrificazione, e di fatto nelle nostre mani non c'è differenza di resa. È possibile applicarlo a seconda delle necessità anche cliniche, di laboratorio, il numero di ovociti, eccetera eccetera. Quindi alla fine credo che questo non abbia spostato il risultato finale. Grazie. Grazie davvero a tutti per la partecipazione.